Dovendo scelto portafogli, chiavi e telefono, tutta la vita. Cioè, se il telefono lo dimentico, allora, se dimentico il portafoglio a casa, pazienza, paga basso. Se dimentico il telefono, torno a prenderlo. O no? Sapete che in media non ci allontaniamo mai più di 20 centimetri dal nostro telefono nell'arco delle 24 ore. Allora, un po' di anni fa, quando Beppe Grillo faceva ancora il comico, cioè non che adesso non faccia ridere, però faceva il comico in senso proprio, no? Faceva uno sketch che era molto divertente, in cui lui faceva quello che andava al bagno di un autogrill e mentre stava pisciando parlava al telefono, no? E era una gag molto divertente perché tutti lo guardavano, cioè questo qui è matto, no? Però no, adesso è successo, cioè, ci sono delle conversazioni da bagno interessantissime. Non mi disturba affatto. Tenendo conto che peraltro il telefono a tendere diventa sia le chiavi che il portafoglio. Perché con la Near Field Communication, l'NFC, il nostro telefono diventerà il nostro portafoglio, il nostro wallet, le nostre carte di credito staranno nel telefono e come già adesso le chiavi della macchina, che sono un oggetto, sapete che di fatto le chiavi sono un apparato di radiofrequenza, no? L'RFID, il piccolo corrisponder, no? Di fatto saranno integrate anche loro nel telefono, le chiavi di casa, le chiavi dell'auto. Quindi se uno ci ruba il telefono si è distrutto. E per questo motivo che probabilmente la prossima versione dell'iPhone implementerà il riconoscimento di impronta digitale. Allora, Morgan Stanley nel giugno del 2010 dice: il numero di smartphone venduti supererà il numero di PC venduti nel corso del 2012. In realtà è avvenuto alla fine dell'anno. Sempre questa stessa razza di quelli che hanno detto che parlano l'altra volta. La cosa interessante qual è? Che però per metà del tempo non usiamo il telefono per telefonare. Una delle poche classifiche che non ci viene proprio all'ultimissimo posto è quella dell'utilizzo dei telefoni cellulari. Quindi in questo caso è abbiamo un telefono e mezzo a persona. Ci sono dei profili di utilizzo che fortunatamente, nei quali fortunatamente spero non ci ritorniamo, tipo questo: il 15% degli americani risponde al telefono mentre fa sesso. Che è successo? Non mi disturbo affatto. No, era il professor Basso. Stavo facendo un post. Nessun disturbo. Va bene. Voi pensate che sia la roba più incredibile? Ce n'è di peggio, perché questi qui mandano gli sms mentre fanno il sesso. Basso, non puoi credere cosa mi sta capitando. Allora, effettivamente i miei amici della Singularity University dicono che questi profili di utilizzo sono il segno che la singolarità è vicina, che la convergenza uomo-macchina si sta avverando sempre di più. Allora, siamo nel mondo delle applicazioni. Abbiamo detto prima, ho visto applicazioni spettacolari come Angry Birds,
però ce ne sono veramente tante e la gente passa un sacco di tempo utilizzando le applicazioni. Gli utenti iPhone e Android ne usano in media 15, gli utenti BlackBerry un po' di meno. Adesso con le nuove versioni di software, secondo me, anche gli utenti BlackBerry aumentano il profilo di utilizzo delle applicazioni, perché comunque col nuovo sistema è anche molto più facile fare il porting di applicazioni Android in ambiente BlackBerry. Il mercato valeva nel 2010 2 miliardi e 200 milioni di dollari, nel 2015 varrà 37 miliardi e mezzo di dollari, stima conservativa secondo me, perché in realtà ormai il mondo è veramente sempre più di applicazioni. Ci sono oggi 15 miliardi apparati connessi a internet, tra cui c'è veramente di tutto, no? Allora pensate, vi ho detto che sono un uomo sposato, ho due figlie, una moglie. Mia moglie, come tutte le mogli, quando ho smesso di essere la mia fidanzata e diventata mia moglie, è diventata una donna malvagia. Allora, questo mi dispiace, succede a tutti. Mia moglie dice che sono un ciccione. Prova a dire. Allora, non sono grasso, ho le ossa grosse, sono robusto di costituzione. E allora mia moglie mi ha regalato una bilancia wifi che tutte le volte che mi peso fa un tweet e dice: fa chissà, per oggi pesa poco. Attenzione! Allora, l'ho messa in blacklist nella CL del mio router e quindi salgo sulla bilancia e non succede niente. Però mia moglie mi fa: sei uno stronzo, ti penso di pesarti. No, amore, guarda, salgo sulla bilancia. Non succede. E lei guarda, c'è un suo normale messaggio. Come mai, la cineseria di me? Inspiegabile. Ma però, purtroppo, mia moglie, fortunatamente ci crede ancora, però mia figlia mi ha scoperto e mi sta ricattando. Pretende di andare in vacanza con suo fidanzato per non rivelare questa informazione a mia moglie, quindi dovrò uccidere mia figlia. Sono i danni collaterali della tecnologia, diciamo, incidenti di percorso. La rivoluzione dei social media, vabbè, un po' ne abbiamo parlato, vi faccio vedere un piccolo contributo video.
Mi sembra molto chiaro, no? Questo video in 3 minuti racconta come è cambiato il mondo. All'inizio avete visto c'era il mondo come, che era come quando io ero quel bambino biondo che vi ho fatto vedere all'inizio, no? In cui la comunicazione pubblicitaria, la comunicazione di marca era quella di carosello, e addirittura ai miei tempi la comunicazione di marca era uno spettacolo, era anche il momento in cui dopo si andava a letto, perché carosello poi era nanna. È cambiato tutto, no? È cambiato il segno dei tempi, è cambiata la rete, in realtà ha portato con sé anche questo, il fatto che chiaramente la comunicazione pubblicitaria ha molto più spazio, no? E anche il fatto che molti business, soprattutto all'inizio, hanno fatto hanno basato la loro forza sulla offerta gratuita di contenuti e di servizi, perché il loro modello di revenue era la pubblicità. Google tra tutti, no? Cosa fa Google? È gratis? È gratis nel senso che non ti richiede di pagarli del denaro, però di fatto si prende un sacco di informazioni su di te e guadagna sul fatto che, sapendo chi sei e conoscendoti, ti propone della pubblicità contestualizzata. Cioè, noi apprezziamo il fatto che Google Mail ci dia una casella di posta elettronica da 5 giga adesso, o 2 giga, non mi ricordo più, comunque con uno storage interessante, in cambio si legge tutte le mail. Mentre io leggo la mail dal client Gmail del browser, lui ha letto la mail e mi fa vedere delle pubblicità coerenti col contenuto della mail, causando delle cose anche divertenti, no? Perché io una volta ho fatto una lezione tipo quella che sto facendo a voi ai dirigenti di una grande banca, e alla fine della lezione uno di questi direttori della banca mi prende un attimo da parte e dice: scusi, tranquillo, volevo fare una domanda. Dice: ma a me continuano ad arrivare tutte queste mail, problemi di impotenza, offerte di Viagra, come fanno a saperlo? E vabbè, perché i social network hanno successo, vi è chiaro, no? Non so se conoscete questa schematizzazione della piramide dei bisogni fatta da questi sociologi, che mettono alla base della piramide i bisogni primari e poi man mano a salire i bisogni come la realizzazione di se stessi. È chiaro che i social network vanno a soddisfare questa parte, la parte alta della piramide, no? Non sono bisogni primari, ma rendono possibile che una serie di bisogni secondari siano, almeno a livello teorico, alla portata di tutti. E in effetti uno dei motivi per cui ad esempio Facebook ha un successo così straordinario a livello planetario è certamente il fatto che ognuno può verificare di avere effettivamente un audience e quantificarlo, no? E perché a tutti piace che gli amici gli facciano gli auguri di compleanno, anche se sanno che è stata una macchina a ricordarglielo, che però mi fa piacere lo stesso, perché va a soddisfare prestigio, rispetto, riconoscimento. Guarda, a me è successo una cosa divertente una volta, che sono andato a un convegno sulla scuola digitale e ho portato con me mia figlia, la bambina che avete visto, no? Questo evento era al Palazzetto dello Sport di Roma,
e noi andiamo lì la sera prima dell'evento per fare le prove, perché il relatore in quel caso era mia figlia, io ero l'accompagnatore. Entriamo nel palazzetto dello sport e mia figlia, che fino a quel momento era stata abbastanza tranquilla, comincia a saltare come una pazza, tirando papà, papà, e cosa è successo? Ci sono i Dirkiop! Chi cazzo sono i Dirkiop? I Dirkiop sono degli youtubers, se non lo sapete, che fanno dei video molto divertenti, loro hanno, non so, una fanpage su Facebook con 800.000 follower, tipo, ed erano i miti di mia figlia, perché si è presentata a loro. Cosa ha fatto mia figlia, che è abbastanza diabolica? È andata da loro, si è presentata, gli ha detto: io sono una vostra fan, facciamoci delle foto insieme. E dopo che si è fatta le foto, le ha pubblicate su Facebook, messaggiando sua sorella dicendo: sfigata, io sono quei dirti, oppure no, sei l'ultima della terra. Perché effettivamente, e tutti, e lei è diventata una star nel suo intorno relazionale, perché ha conosciuto i Dirkiop di persona. E loro, che si erano molto divertiti a incontrarla, l'hanno anche messa in un video. Quindi praticamente la sua popolarità, cioè, mentre per esempio lei è stata relativamente poco colpita dall'essere stata intervistata dalle Iene, perché non sta tanto nella sua semana. Le Iene in effetti è un programma per adulti, no? E si è molto eccitata venendola la bidella della scuola, no? Ma i suoi compagni non erano particolarmente impressionati. Il fatto che fosse amica di Dirkiop li ha stesi. Sono anche i cambiamenti dei modi di relazione. Vabbè, le tipologie di utilizzatori. Ecco, questo è interessante, ha anche per rafforzare il concetto che vi dicevo prima. Il tempo speso in attività di social networking ha superato il tempo speso sulla posta elettronica in novembre 2007. Gli utenti di social networking hanno superato quelli della posta elettronica nel luglio del 2009. Cioè, di nuovo, per i bambini, gli utenti della generazione di mia figlia, la posta elettronica è obsoleta in senso letterale, cioè non gli interessa. Si procurano degli account di posta elettronica solo perché in alcune esperienze è richiesto avere degli account di posta elettronica, altrimenti ne farebbero tranquillamente a meno. Questo è importante da capire perché, ripeto, ha una serie di impatti non indifferenti. Gli utenti mobili di Facebook sono attivi al doppio rispetto agli utenti desktop. Twitter, di cui abbiamo parlato ampiamente, è la seconda azienda innovativa al mondo nel 2011, dopo Apple. Twitter cresce e soprattutto questo fatto che la maggior parte dei messaggi sono creati da utenti in mobilità cresce sempre di più. La messaggistica la fa sempre più da padrona. Qual è un uso consistente che faccio io, ma che in generale potete fare anche voi, del vostro smartphone? Sicuramente è uno degli strumenti fondamentali per la costruzione e la difesa della propria identità digitale e della propria reputazione. Quindi concedetemi ancora gli ultimi istanti di attenzione, volevo parlarvi un attimo della reputazione, poi magari
ci avviamo tutti all'happy hour del venerdì sera, offre basso. Wow! No? Sì. De Martino aveva detto, lascia un assegno basso. Abbiamo una... Spritz per tutti. Allora, la reputazione. Cos'è la reputazione? La reputazione è fatta da due aspetti. Quello che io dico di me e quello che gli altri dicono di me. Due corna della reputazione. Io sono Marco Zamperini, ripeto, non sono una rockstar, non sono un fotomodello, sono un professionista, vi ho fatto vedere alcuni nomi, ho un audience, però se voi cercate Marco Zamperini su Google, la cosa che succede è che non solo tutti i contenuti che sono nella prima pagina parlano proprio di me. La cosa più interessante è che sono tutti contenuti su di me prodotti da me. Ok? Quindi c'è il mio blog, il mio profilo su LinkedIn, il mio account su Facebook, il mio blog su Che Futuro e il mio account su Twitter. Contenuti relativi a me stesso prodotti da me. Come ho fatto? Ho pagato Google, mi sono comprato la keyword Zamperini, non sono l'unico Marco Zamperini. C'è un poveretto che è il mio anonimo, il omonimo, quindi te lo mi scrive, ti prego, lasciami affiorare. Riesco a avere questo tipo di presenza perché, come vi ho fatto vedere, distribuisco in maniera continuativa la mia presenza sul maggior numero possibile di esperienze. YouTube, Pinterest, Instagram, Facebook, LinkedIn. Quindi di fatto il mio posizionamento organico. Questo a cosa serve? Serve al fatto che sicuramente qualcuno di voi potrebbe andare sul proprio blog e scrivere: oggi è venuto Zamperini a fare lezione da noi, cazzone terrificante, tempo sprecato, potevo andare a sbronzarmi in lezione, invece è stato a rompermi i coglioni in aula. No? Va bene, no? Avete facoltà di farlo. Allora, se io non avessi costruito in questa maniera la mia presenza online, uno cerca Zamperini, la prima cosa che viene fuori è il tuo commento negativo, che di fatto potrebbe essere un problema, perché tu, nel mio ruolo, perché tu dici che io come professore universitario non valgo un cazzo e io sto facendo un trattore con l'università tampone, quindi sono un grande professore, no? E quindi mi ledi, no? O comunque avrei il problema di contrastare queste informazioni. In realtà, avendo costruito la mia identità in una maniera così strutturata, ho una barriera naturale, no? Per cui probabilmente la tua critica viene indicizzata da Google, ma sarà alla sesta pagina. Che cazzo la vede la sesta pagina? Voi siete mai andati oltre la seconda? Cioè, quando ti fa vedere... Google ha trovato 1.326.826 risultati. Tempo in mostra. Vabbè, e tu dove vai? Sempre al primo libro. No? You fall. Però io la trovo e allora la faccio salire. Perché se per esempio tu fai un tweet dicendo oggi è venuto in aula Zamperini, minchia che figo, no? Io ti ritwitto e quindi, no? Faccio salire il commento virtuoso.
capito? Fallo, hai facoltà di farlo. Di più, in realtà la creazione di una presenza molto articolata in rete fa sì che oltre a creare una barriera di difesa organica per la vostra reputazione, in realtà ci sia anche una community, perché ad esempio, continuiamo su questo esempio, tu facevi una critica negativa alla lezione di oggi e invece a lui, a lei, a un altro collega, la mia lezione è piaciuta molto. E allora, prima magari che io reagisca, loro dicono, ma no, stai dicendo una cosa sbagliata, io mi sono divertito, mi è piaciuta, mi ha conquistato, eccetera, eccetera. E quindi avere comunque una comunità di riferimento fa sì che la comunità, anche da questo punto di vista, agisca per te. La reputazione è fondamentale in rete, perché la rete è persistente, le robe rimangono lì per anni. Allora diventa interessante in generale fare della misura, fare delle misure della reputazione. Per esempio c'è questo sistema molto autorevole, sono... Perché ridi? Guarda che è una roba seria. Allora, se sta male, qui in prima fila c'è un altro problema. Allora, è interessante la HTML5. Questi ragazzi olandesi hanno fatto questa esperienza che si chiama Twitter Penis. Voi mettete il nome di un account Twitter, possiamo farlo sugli account di Rivoluzione Digitale, no? Vedere? Basta solo. Non ho detto niente? No, no, vogliamo. Ah cazzo, mi stavo riprendendo. C'è cioè, il gran bastardo generale e il bastardello aiutato. Va bene, allora. Come si fa in qualche maniera a dare una misura di una reputazione online? Questo è un tentativo, però adesso chiaramente è uno scherzo, loro rispetto al numero di follower danno una rappresentazione in questa infografica. È divertente, voi 116 centimetri comunque. È divertente perché potete misurarvi con Lady Gaga, che di follower ne ha 40 milioni. O con Obama, anche lui ha qualcosa da dire. Ci sono altri sistemi, non so se lo conoscete, questo è Clout. Questo è un tentativo di raccogliere la vostra presenza nei diversi social. Quindi vi ricordate, prima vi ho fatto vedere Overblog o Rebel Mouse, che funzionano come degli aggregatori. Questo in realtà cerca di fare un'analisi dei contenuti e di attribuirvi un numero da 0 a 100 che dica quanto siete relativamente autorevoli. A cosa serve questa cosa qui? Ci sono, ad esempio, c'è stata l'anno scorso una conferenza a New York sui social media e tra i vari requisiti di ingresso uno dei requisiti era avere questo Clout Index almeno 50, se no dice, neanche accettiamo la tua iscrizione, perché se hai un Clout Index meno 50 vuol dire che non sei veramente un esperto di social media. Certamente questo meccanismo non ci piace del tutto perché non sappiamo come funziona l'algoritmo, però è chiaro che comincia a essere rilevante, no? Anche perché questo qui, come vedete, cerca di dire qual è la contribuzione al vostro Clout Index
derivante dai diversi social media. Per cui nel mio caso, ad esempio, il 60% controintuitivamente, devo dire, perché io pensavo che Twitter fosse molto più rilevante, dice che il 60% del mio punteggio viene da Facebook. Evidentemente deduco, però non è chiaro, che lui valuta di più le interazioni positive. Quindi dal fatto che io ho molti più like su Facebook che retweet su Twitter, evidentemente gli dà un peso maggiore. Però non lo sappiamo. Anche questo è uno scenario di mercato tutto da costruire. Ci sono altri come Peer Index che cercano di fare anche un'analisi più sui contenuti, per cui cerca di dirvi non soltanto di fare come Cloud che vi dà un punteggio, ma di darvi una serie di punteggi rispetto a una serie di topic, per dire su che topic, su che keyword siete influenti. E vabbè, ci sono vari altri sistemi. Allora, now what? Non spaventatevi, non fate come questi signori che dicono che le cose si muovono probabilmente troppo velocemente, bisogna tornare indietro alle proprie radici. La buona notizia è che neanche Edison, quando ha inventato la lampadina, aveva idea da dove cominciare, eppure ha fatto una cosa che ha cambiato il volto del pianeta, perché la lampadina incandescenza ha cambiato, è una delle svolte nella storia dell'umanità. Imparate facendo, è l'unica maniera. Potete studiare tutto quel tempo che volete, però se non provate, se non sperimentate, se non vi mettete in gioco in prima persona, è tutto inutile. Non nascondetevi dietro l'alibi della mancanza di tempo e soprattutto ricordatevi che tecnoidioti non si nasce, si diventa. Questo è un atteggiamento che vediamo purtroppo soprattutto nella generazione di persone che hanno oggi tra i 30 e i 50 anni, che stiamo perdendo, perché i giovanissimi arrivano abbastanza velocemente alle tecnologie. Gli anziani, se sufficientemente motivati, hanno il tempo per entrare uno spadronizzo delle tecnologie. Quelli che rimangono più tagliati fuori sono le generazioni di mezzo. E soprattutto ricordatevi che gli analfabeti del futuro non sono quelli che non sanno leggere o scrivere, ma quelli che non sono capaci di imparare, disimparare e imparare di nuovo, perché il ritmo di cambio del patrimonio di conoscenze tecnologiche ormai è di 24 mesi. Quindi ogni 24 mesi il vostro bagaglio di conoscenze diventa obsoleto. E quindi mi dispiace, capisco che può essere doloroso confrontarsi con questa realtà, però di studiare non si finisce mai. Quindi alla fine ha ragione Simone. Io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato troppo, questi sono i miei contatti. Ite, mi saluto. Registriamo un messaggio per il professor De Martin. Io sono molto più divertente di te.